Doppio successo consecutivo per la Lazio allo Stadio Olimpico e grande passo in avanti verso una salvezza alla quale ora i romani credono più che mai. La Lazio oggi ha giocato anche bene, portando avanti finalmente una partita d'attacco, interpretata oltretutto in chiave molto agonistica. La Fiorentina non è stata a guardare, motivo per cui ne è venuta fuori una partita piacevolissima. Ottimi Battistini e Baggio fra i viola, Di Canio, Sosa, Gregucci e Fiori fra i biancazzurri, oltre ad un Gutierrez che ha mostrato evidenti segni di miglioramento. Alcune azioni del primo tempo le abbiamo già viste, andiamo sulle altre. Al 41esimo Muro tocca una punizione per Sosa, tiro secco che passa non lontano dal palo. Poi due belle azioni in contropiede della Fiorentina. Nella prima è Di Chiara che gioca un buon pallone sulla destra, converge al centro e tira dai 10 metri. Grande parata di Fiori, che si ripete a tempo abbondantemente scaduto su Salvatori, lanciato sulla fascia destra e forse arrivato un po' scarico in zona gol. Secondo tempo, all'11esimo il gol. Acerbis riceve un bel pallone sulla parte sinistra dell'area viola, converge al centro e viene atterrato da Salvatori. Dagli 11 metri va Sosa che mette in rete con un tiro violento. La Fiorentina reagisce e va vicino al pareggio con Baggio, sempre su punizione. Al 22esimo chiama Fiori ad una bella parata ed infine, a tempo scaduto, è ancora neutralizzato dal giovanissimo portiere della Lazio.